Grazie ad Enzo Perone per mettere a punto la macchina dell'accoglienza a Caserta oggi, riunione in prefettura. L'inviato Gianocchetti. Prefetto, appena terminata una riunione qui a Caserta, come va la macchina dell'accoglienza? Caserta ha dato una risposta estremamente positiva. Attualmente abbiamo accolto 254 ucraini. Le modalità di arrivo sono doppie. Abbiamo famiglie e bambini soprattutto che arrivano con autobus quindi, e poi abbiamo degli arrivi autonomi. Quando vi aspettate l'ondata, diciamo, consistente? Non è prevedibile. Noi siamo pronti, ci stiamo preparando, abbiamo già attivato dei canali, ci siamo raccordati anche col privato sociale, anche io voglio anche cogliere l'occasione tramite voi di ringraziare anche la Caritas che qui ha fatto veramente un lavoro prezioso. Allo stato attuale di quanti posti liberi ancora disponete? La prefettura ha circa 250 posti di cui può disporre, altri 200 ce l'ha ancora al momento la Caritas, quindi la disponibilità al momento c'è. Voglio ricordare che qui abbiamo una presenza molto nutrita e significativa di cittadini ucraini, circa 8.500, quindi questo comporta anche molti arrivi autonomi. C'è un collegamento anche qui diretto fra ASL, Questura e Sindaci. Anche i sindaci sono, devo dire, ho trovato molta sensibilità e disponibilità da parte dei sindaci.